giornalisti o giornalai che non siete altro. Cioè, voi state aspettando la fine di Massimiliano Allegri per cominciare a fare delle domande un po' più piccanti, delle domande in cui possono mettere in difficoltà l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Brutti giornalai che non siete altri. Ebbene sì, ragazzi, Allegri ha parlato la vigilia di Juventus-Milan. Ma ragazzi, ma prima di andare avanti, come sempre, vi invito a iscrivervi al mio canale. Molti di voi non vedono i miei video, ma non sono iscritti. Mi raccomando, raga, non vi costa nulla quel ditino, fare click, non vi costa niente. Se venite a guardare i miei video, dai. Stavo dicendo, e niente, mi sono state fatte un bel po' di domande, soprattutto, ragazzi, domande sul suo futuro, logicamente. Ma Massimiliano Allegri, ma tu questo futuro dove lo vedi? Alla Juventus, dove lo vedi questo futuro? A un certo punto, praticamente, gli stavano facendo sempre le stesse domande. Il responsabile delle comunicazioni della Juventus gli ha detto: sentite, ma se le domande devono essere sempre queste, andiamo via. Cioè, i giornalisti si stavano divertendo, maledetti venduti, maledetti. Quando dovete fare le domande, perché non le avete fatte in questi due anni queste domande? Le cosiddette domande scomode, perché? Perché? Ragazzi, andiamo un attimo ad analizzare le parole che ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Allora, andiamo a leggere e vediamo cosa dice Massimiliano Allegri. Dice: la matematica non ci lascia fuori del tutto. E cazzo, non ci lascia fuori del tutto? Quale? Da quale parte dell'Europa? Della Champions? Europa League? Conference League? Porca di quella! C'è ancora qualche speranza di entrare in Europa? Dobbiamo consolidare la classifica. Max Allegri chiede pronto riscatto alla Juve in vista del big match domenica sera allo stadio Nuovo del Milan. Contrasti con Calvo per la scelta di Giuntoli come il futuro da IDS? Con la società siamo in linea su tutto. Io faccio l'allenatore e non ho mai avuto il potere di mettere bocca su tutto, il veto su qualcuno. Futuro? Ho altri due anni di contratto. Il 5 giugno pianifichiamo la prossima stagione. Cioè, lui praticamente dice che lui non ha mai messo il becco sul futuro, ma non è vero, ragazzi. Non è vero. Se non l'ha fatto a livello diretto con la società, ma questo non ci credo, ha fatto in modo che arrivasse alla società, che è ben diverso. Cioè, lui tramite, lo sappiamo, ormai lo sappiamo, tramite Caressa ha fatto arrivare voce, e sappiamo di che cosa stiamo parlando, di questi malumori. Il malumore era lui. Noi sappiamo che Giuntoli non vuole, Giuntoli è la rottura col passato, e lui il passato non vuole che si venga, che venga annullato, non vuole che ci sia una rottura con il passato, perché lui vuole avere un'influenza sulla società Juventus, ma grazie a Calvo. Perché lui dice: no, con Calvo sta tutto bene. Ma non è vero, sappiamo dei dissensi, sappiamo dei malumori con Calvo, proprio perché Calvo sta ricercando, sta riportando alla Juventus un grado di potere, chiamiamolo così. Tu sei l'allenatore, noi siamo la società, le scelte spettano alla società, lui si deve accodare. E poi dice: la stagione 5 giugno pianificheremo il passaggio della prossima stagione. Ma ragazzi, lì pianificheranno il loro futuro, lui andrà a parlare del suo futuro. Io credo che la Juventus ormai abbia chiarito e abbia deciso di chiudere con Massimiliano Allegri, ma chiudere non significa ciao, arrivederci, no. Dovranno parlare, arrivare a un accordo consensuale su quale sarà la buona uscita, quanti soldi, eccetera, eccetera. Non sarà così facile, sia ben chiaro. Come sta la squadra? È stata una settimana difficile, non bella. Guardando i risultati, dopo la delusione di Siviglia e la sconfitta con l'Empoli, domani contro il Milan sarà una bella serata, perché l'ultima allo Stadium, ma per chi? Per alcuni giocatori, ma credo anche per lui. Domani contro il Milan sarà una bella serata, perché l'ultima lo sai. Dobbiamo rialzarci e consolidare la classifica. Sul campo 69 punti. Ormai l'unica cosa che ci è rimasta. La partita di domani ci dà ancora speranza di entrare in Europa. E poi c'è l'ultima partita di una stagione che sicuramente è stata difficile. E di qui poi ripartire a farne tesoro il prossimo anno. Sì, sarà importante, perché ancora Champions, ragazzi, non è chiusa. Perché col Milan, se perde la prossima e noi vinciamo col Milan, ci per la possibilità, ma c'è una ottima possibilità di entrare anche in Europa League, non per forza, perché in Conference League è matematico, ragazzi, è matematico. Quindi c'è ancora questa possibilità,
ma vediamola come possibilità di vedere una partita un po' più con un brivido diverso, perché non è che dirà tutto questa partita, non è che sarà tutta questa importanza, però un minimo di voglia, di spirito c'è per un obiettivo ancora possibile. Escludendo che la UEFA ci farà il culo e sappiamo il perché. L'asta sfiorata il pensiero della tua ultima allo stadio? Quindi gli chiede, gli è sfiorato il pensiero che potrebbe essere l'ultima allo stadio? E lui domani è l'ultima partita di questa stagione in casa. Domani è sempre la Juventus Milan e la partita con l'Empoli ha complicato il percorso. La matematica non lascia la classifica fuori da niente, dobbiamo essere molto bravi. Praticamente ha voluto deviare il discorso, ma lo sa anche lui. Lo sa anche lui che domani è l'ultima allo stadio. Lo sa anche lui, ragazzi. Lui cerca adesso di pensare domani è il Milan, ma lui sa benissimo che vuole lasciare la Juventus, se possibile, perché dire io l'ho lasciato in Europa, io ho fatto tutto sul campo. Capite bene che poi non ha senso tutto ciò. Vabbè. Contrasti con la società su Giuntoli, su Ciola, questo è importante. Con la società siamo in una linea su tutto. Io faccio allenatore, non ho mai avuto il potere di mettere bocca, soprattutto sul vedo su qualcuno. Io sono molto aziendalista e tengo molto alla società per cui lavoro. Io collaboro con tutte le persone che vengono messe a disposizione della società. Io non ho il potere, sono cose che riguardano esclusivamente la società. Ma voi sapete benissimo, ve l'ho già ripetuto prima, per me non è così. Lui ha firmato un contratto di quasi un pieno potere sulle scelte aziendali. Le palle sono state riempite su questa cosa. Ma adesso che c'è caldo questa società, le cose stanno cambiando. Ecco dove sono i dissidi, ecco dove sono i contrasti con Calvo. Ecco il veto, perché il veto c'è stato. Se non è stato diretto, è stato indiretto su Giuntoli. È la spaccatura col passato e lui fa parte del passato. Punto. E qua, poi dice, è cambiando qualcosa nella fiducia con la società? Con la fiducia con la società? Il rapporto con la proprietà non è cambiato? Non è vero, non è vero. È normale che quando mancano risultati tutti ci facciamo delle domande. Quindi vuol dire che lui già ha avuto un primo confronto con la società e lo ha parlato anche allo stesso Elkan. Ho parlato con la proprietà 4 giorni fa. Elkan ha voluto farsi sentire vicino per sapere. Ho voluto dare sostegno per farci capire che niente è perduto. Sono state parole di sostegno che ci possono solo far del bene. Punto. Basta. Che cosa ci doveva dire, ragazzi? È normale. Ho avuto un confronto con Elkan. Gli ha dato fastidio quello che ho detto in precedenza, eccetera, eccetera. Dai. Ma tra le righe l'abbiamo capito, ragazzi. Non siamo stupidi. Sul futuro, ragazzi, poi parla che ha altri 2 anni di contratto con la Juventus, eccetera, eccetera, che lui comunque vuole programmare insieme alla Juventus il futuro, le solite cazzate. Ma la riga principale è quando lui dice programmeremo dal 5. Dal 5. Dal 5 si siederanno per discutere il loro futuro, ma più che altro la buona uscita, ve lo dico io. Poi ha parlato di Vlahovic che sta bene, ma non partirà titolare insieme a Chiesa. E no, Chiesa potrebbe partire titolare. Alexandro e Vlahovic che sono stati ripresi, quindi hanno superato quel piccolo infortunio, ma partiranno dalla panchina. Insomma, ragazzi, il focus non era la partita in sé per sé, l'abbiamo già detto, questa partita non ha tanti obiettivi. Forse l'obiettivo sì, c'è ancora la speranza, ma di speranza moriremo, io credo. Qui l'obiettivo principale, i giornalisti ne hanno colto un attimo l'essenza, anche se brutti B lo vado a farlo prima, credo che il futuro si è concentrato sul futuro di Massimiliano Allegri, punto e basta. Sono parole di circostanza, sono parole che lui doveva usare in una conferenza stampa, ma non credete in tutto quello che dice. Io credo che la Juventus abbia mai deciso, studieranno il modo in cui ci si lasceranno consensualmente le due parti, capiremo più là col nuovo DS che arriverà alla Juventus. Insomma, dal 5 ci sarà un nuovo DS in cui sistemeranno la questione Allegri e ripartirà la stagione. Ripartirà il futuro, occhio, non la stagione prossima, ma il futuro della Juventus. Ditemi cosa ne pensate voi, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.